Bene, grazie Alberico, grazie al professor Formica e ai due docenti che ci hanno omaggiato di questi due importanti contributi. E chiamo subito i relatori e prima il moderatore del primo panel dedicato all'intelligenza artificiale e sanità, le nuove frontiere della medicina. Moderatore Stefano Foglia, dottore commercialista. Invito a prendere posto Antonello Deoto, professore ordinario di diritto interculturale dell'Università di Bologna. Paola Manes, professore ordinario di diritto privato dell'Università di Bologna. Anna Rita Ricci, professore associato di diritto privato dell'Università degli Studi d'Annunzio di Chieti, Pescara, quindi non solo Emilia-Romagna, ma ci estendiamo anche alle altre regioni e all'Europa, al mondo. Mario Lima, professore ordinario Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell'Università di Bologna. E per concludere Fabio Pistoli, professore ordinario di chirurgia generale dell'Università degli Studi dell'Aquila. Buon lavoro. Grazie Deborah. Buon pomeriggio a tutti. Chiaramente volevo ringraziare Sua Eccellenza il Prefetto e il suo staff che ci ospita in questa splendida sala e ci dà ospitalità anche quest'anno. Chiaramente il Lions Club di Bologna, nella persona di Alberico Colasante, che ha organizzato questo meeting, e chiaramente le relatrici e i relatori che sono qui con noi in questo panel e quelli che saranno nei prossimi. In questo nostro primo panel vorremmo affrontare degli aspetti, alcune delle sfide che l'intelligenza artificiale connessa al settore della medicina ci porrà nella nostra vita, nel futuro delle nostre vite e anche di chi sarà dopo di noi. Vorremmo in questo panel affrontare le sfide degli aspetti etici, di quelle che possono essere anche degli elementi del biodiritto o della non discriminazione, che riguarderanno non soltanto gli aspetti giuridici, ma anche le interessenze con la medicina, con l'aspetto pratico degli operatori che dovranno affrontare in quella che sarà un cambio di paradigma, verosimilmente. Chi sa che qui avremo tra qui ai prossimi mesi operativo il supercalcolatore Leonardo e ha sentito prima come questo supercalcolatore sarà anche rivolto a fare delle elaborazioni in medicina, avrà chiaramente capito che alcune delle professioni, se non tante, andranno a cambiare. Probabilmente ci abitueremo a avere un medico che non indossa più lo stetoscopio, ma avrà di fianco a sé uno di questi. Perché? Perché il rapporto che si avrà tra medico e paziente sarà diverso, sfrutterà l'analisi dati, sfrutterà la capacità di calcolo. Vedete, l'intelligenza artificiale non è una novità, è qualcosa che esiste da tanto tempo. Quello che è cambiato e che aumenta è la velocità dei calcoli, quello che queste elaborazioni possono fare, quello che sarà l'aspetto di come dovremmo andare a gestire anche questi calcoli e questo apre alle sfide. E quindi vorremmo parlare di sfide che riguardano non soltanto il dato in sé, ma quegli aspetti di privacy, di biodiritto, l'aspetto biometrico di gestione di questi dati e le sfide che possono riguardare anche l'ambito anche delle scelte strategiche, perché avere una capacità di calcolo molto rapida ci consentirà probabilmente di prendere delle scelte diverse, scelte che possono riguardare un ospedale, che possono riguardare un singolo medico, che possono anche riguardare da un punto di vista psicologico la percezione del singolo paziente che dice: guarda, il mio sistema di medicina predittiva mi dice che probabilmente ho un rischio tra 10 anni di avere questo e di avere quell'altro. E quindi cambiare un po' il paradigma anche della mia vita, portarmi, come diceva l'ultimo intervento, da un aspetto di medicina quasi in termini di mi occupo della patologia, di risolvere il problema, a quello di dire cambio il mio stile di vita e trasformare un po' la medicina quasi in well-being, in un tentativo di approccio al benessere. E quindi vireremo in questa seconda parte anche su quelli che saranno i mutamenti nella prassi operativa dei medici, quello che già oggi può essere l'uso dell'intelligenza artificiale, i suoi ambiti di applicazione e anche come cambia proprio la vita operativamente dei medici e degli operatori sanitari, in termini non soltanto di azione, ma anche in termini di quelli che possono essere nuovi aspetti di responsabilità, ma anche nuove capacità che devono avere. E permettetemi di dire che siamo con una tempistica eccezionale in questo
riuniti in questo convegno, perché qualche giorno fa è stato approvato quello che è il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, quindi l'AI Act, e questo elemento giuridico ci determina come ci sia una richiesta di sensibilità e una richiesta anche di risposte di tutti gli operatori, non soltanto le persone ma anche le imprese, gli operatori sociosanitari, che devono essere approfondite, che devono essere tutelate. È chiaro che non potrà solo l'Europa, dal mio punto di vista personale, andare a definire queste regole, ma dovranno essere armonizzate a livello internazionale, ma sicuramente l'essere i primi ci consente di aprire a quella che vuole essere un approccio. L'intelligenza artificiale, dice questo regolamento, deve essere antropocentrica e affidabile, quindi deve proteggere la salute, deve avere l'uomo al centro, deve avere, oltre alla sicurezza dei dati, deve rispettare i diritti fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo quindi ci pone una serie di vincoli in come dovremo andarla a utilizzare e in come questo mare magnum di dati biometrici, di tutti questi device che spesso inconsapevolmente indossiamo, che danno poi dei feedback a noi, ma danno anche dei feedback a quelli che sono i data keeper, cioè quelli che hanno poi il dato e l'analisi del dato, ci pone una serie di sfide per il futuro. E quindi come poter andare a determinare il futuro della sanità anche in dialogo con le altre discipline, come ci ricordava benissimo il professor Formica. Ed è con queste premesse che introduco a parlare proprio di come può questo aspetto dell'intelligenza artificiale andare a impattare sugli elementi biometrici, sugli elementi dell'etica, sugli elementi anche del cercare di farle in maniera non discriminatoria, che introduco il professor Antonello De Otto, professore di diritto interculturale dell'Università di Bologna. Buongiorno professore. Ecco, con lei vorrei un attimo definire quali possono essere queste nuove sfide dell'etica e del biodiritto e anche il rapporto che ci può essere con l'identità e l'identità culturale che viviamo e che possiamo avere anche, mi riferisco ad esempio, a chi opera nel settore, nel contesto sanitario. Grazie. Grazie dottor Foglia, grazie a Leon Club Bologna per l'invito, un saluto a tutti voi. Dopo i video con l'intelligenza artificiale vi beccate un po' di professore umano, Dai, ci sta in questa, come dire, alternanza di cose. Per rispondere alla tua domanda, caro Stefano, siamo in una società globalizzata prima e glocalizzata oggi, dove norme di carattere transnazionale ormai penetrano in singoli settori che tendono sempre più a porre confini, no? Siamo nel mito delle piccole patrie, nel bisogno forte di identità che ogni giorno riscontriamo nei contesti politici e nel fatto che l'uomo, come dire, spaurito da questa, come dire, interazione enorme, transnazionale, piccola identità locale, si trova schiacciato in questa catena, ma è sempre l'uomo la prospettiva centrale da cui dobbiamo partire. Ricordavi tu giustamente che l'AI Act pone in una prospettiva antropocentrica la regolamentazione dell'uso delle reti neurali artificiali e dell'intelligenza artificiale rispetto proprio a questa persona che è fatta di identità. Siamo diversi, ognuno di noi ha una visione politica, ha una visione religiosa, è figlio di un percorso culturale. In un vecchio libro, ma che vi consiglio di leggere, di Jacques Attali, consigliere del governo francese, un sociologo che in questo libro, Breve storia del futuro, disegnava un po' la mappa della futura umanità da qui al 2100 e diceva: saremo sempre più un mondo balcanizzato, chiuso nelle proprie identità, in lotta l'uno contro l'altro. Allora ci siamo raccontati la favola meravigliosa dell'intelligenza artificiale, ma questa intelligenza artificiale doveva accadere? Va a accadere in questo mondo balcanizzato, in questo mondo che vede scontri di identità. Il conflitto russo-ucraino, ci abbiamo messo un anno per capirlo. Io mi ricordo, ero in una trasmissione televisiva e dicevo: guardate che attaccheranno, perché il patriarca Kirill ha benedetto le bombe. È un segnale di apertura nel mondo russofono alla guerra. Il commentatore mi guardava dicendo: è impossibile. C'era anche un generale che gli dava dietro, diceva: è impossibile, ormai, come dire, sono anni che insegniamo alla scuola di guerra che la guerra con i carri armati è finita. Non si può ragionare così. Le identità che sono calate in un conflitto che riguarda valori antichissimi, quel mitos contro il logos, il senso della ragione e il senso dell'identità arcaica che è depositata dentro di noi. Questa guerra
non finirà mai. Allora l'interculturalità è quel modello che ci pone, come dire, queste cose in ragionamento e cerca di contemperarle. Quindi l'intelligenza artificiale deve avere a che fare con l'identità, con la persona umana e soprattutto nel campo della sanità, che oggi ci vede qui riuniti per dire un po' mappare le opportunità e le criticità, a livello di regolamentazione ci pone dei problemi, perché il trattamento di dati sensibili, no? Pensate al dato religioso, un dato sensibilissimo che spesso quando siete ricoverati in ospedale non possono chiedervi, però sono dati dirimenti che l'intelligenza artificiale potrebbe utilizzare, come dire, in un momento previo per metterli in interconnessione. Io sono stato consulente in un processo tanti anni fa dove, poteva essere fondamentale anche nella fase di programmazione di un intervento raccogliere correttamente alcuni dati, perché avrebbe evitato dei problemi. Pensate che, non dirò per carità di patria qual era l'ospedale, ma non era in Emilia-Romagna, non vi preoccupate, questo cittadino pelle bianca, ma di religione islamica, doveva subire un trapianto di fegato. È stato valutato, senza neanche dirglielo, perché non avevamo nella sua scheda, compilata a mano, commettendo un errore amministrativo umano, non ci sono solo gli errori sanitari, ci sono in campo di sanità anche errori amministrativi umani. Era stata compilata una sua scheda da cui non si evinceva questo dato. Alla fine gli hanno trapiantato, poverino, il fegato di un maiale. Pensate, in una persona di religione, di identità islamica, questa operazione, appena svegliato quando gli hanno raccontato questo, lui si voleva gettare dalla finestra, perché l'animale immondo, haram, si dice nel diritto islamico, cioè l'animale, come dire, la cosa più improbabile da trovare sulla terra, quindi più distante dalla visione di quella concezione identitaria. Oppure i battesimi massivi di bambini ricoverati in neonatologia, anche se di religione diversa da quella cattolica. Perché? Perché non c'è stato un incrocio dei dati. Le reti neurali artificiali, l'intelligenza artificiale può non solo aiutare nel sollevare dall'errore medico, ma anche dall'errore amministrativo in medicina. Ma ovviamente l'intelligenza artificiale serve per le sue grandi potenzialità in sanità, non solo per questo, no? O per la sua capacità di monitoraggio tramite algoritmi genetici, ma anche grazie alle reti neurali artificiali per assetti predittivi rispetto a parametri che sono ripetuti. L'ultima frontiera è quella della robotica. Abbiamo sentito gli interventi prima dei colleghi delle università irlandesi. La robotica in sanità ha assunto un ruolo sempre più importante, soprattutto nella dimensione chirurgica, ma la frontiera con l'identità e con la robotica è diventata ancora più delicata, perché oggi è un tema che, col passaggio da robotica intelligente a robotica cognitiva, come ci spiega il professor Rauceni in un bel libro del 2016, pone sfide e problematiche giuridicamente, ma anche a livello di amministrazione sanitaria, molto complesse. Sapete che la robotica intelligente è quella che si ha quando una macchina è capace di riprodurre azioni complesse, mentre la robotica cognitiva è quella macchina che impara e, diciamo, nel ciclo percezione, comprensione, azione, assume dimensioni articolate, soprattutto nell'interazione con il sociale. Quindi questo rende i robot capaci di ragionamenti molto complessi, no? Banalmente, ora non si tratta di robotica, si tratta di intelligenza artificiale usata in maniera domestica, ma io all'inizio ci ho provato, no? Qualcuno di voi a casa Alexa, all'inizio gli domandavo: Alexa, che cos'è Dio? Che cos'è per te Dio? Qualcosa che ha a che fare con l'identità. Le risposte erano diverse, no? Dio è questo, Dio è quest'altro. Cercava nel meccanismo di rete neurale artificiale una definizione che non poteva avere, non avendo un meccanismo umano di comprensione, ma provava a dare una risposta. Quando tu correggevi Alexa dicendo: effettivamente Dio può essere tante cose rispetto all'identità dell'umano, della persona umana che lo valuta, a quel punto la rete neurale artificiale impara e ripropone quella risposta. Se oggi chiedete ad Alexa che cos'è Dio rispetto a un'identità, vi risponde così: Dio nella visione delle persone può essere questo, 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 quest'altro. Quindi è una robotica cognitiva che impara a livello di identità e ripropone. Ma questa robotica epigenetica apre a nuovi scenari e pone nuovi interrogativi. È possibile che uno sviluppo cognitivo e sociale degli automi
porti quest'ultimi ad elaborare un senso identitario. Nel tema della sanità, come dire, della quarta età, sui CRA, questa è una cosa interessante. I robot sono usati oggi in Giappone, nei CRA giapponesi, per fare da compagnia a persone che hanno raggiunto magari età ragguardevoli, come i 100 anni, e quindi non hanno più intorno nessuno. Con chi si relazionano? Con un robot che gli fa, da virgolette, da dama di compagnia. Ma un robot va programmato. E come lo programmo rispetto all'identità di una persona? Se lo programmo con la sua identità, con quello che lui è a livello religioso, a livello politico, a livello culturale, avrò fatto un servizio alla persona umana con l'intelligenza artificiale nell'ambito della gestione, diciamo, delle post-acuzie, di quella che è la gestione anche medica, sanitaria, della quarta età. Se invece programmerò un'identità, come dire, che non è rispettosa dell'identità che la persona che ho davanti, avrò fatto un cattivo servizio alla persona umana e l'intelligenza artificiale sarà servita a poco. Quindi come può coniugarsi l'interazione sociale tra uomo e macchina cognitivamente evoluta nel rispetto delle libertà e dell'identità religiosa, politica, valoriale dei soggetti coinvolti in questo processo di comunicazione? È una grande domanda a cui Cina e Giappone, ieri ho ricevuto una delegazione cinese che è venuta per questioni di protezione civile in Emilia-Romagna e si parlava di come utilizzano i robot in sanità. Loro sono molto più avanti, questo è un tema a cui ci troveremo di fronte. Il robot non è solo quello che utilizza come macchina il chirurgo per fare medicina di precisione. C'è una meccanica cognitiva che ci spinge ad un tema che non ancora abbiamo pienamente di fronte. La programmazione di un robot quindi non è un atto neutrale dal punto di vista giuridico dell'identità della persona. La carta della robotica, il codice etico deontologico degli ingegneri robotici fonda la programmazione sul rispetto dei principi fondamentali di beneficenza, non malvagità, autonomia e giustizia. Questi quattro principi sono quelli che identificano la programmazione oggi di un robot. Poi la risoluzione del 2015 del Parlamento europeo, l'IACT che ha ripreso gli aspetti sull'applicazione, l'agire della pubblica amministrazione in materia di programmazione di robot. Direi che gli scenari sono moltissimi, oggi possiamo dare soltanto col tempo dato delle pennellate. Ma vorrei dire che intelligenza artificiale e robotica sono oggi una grande opportunità, anche se in Italia non siamo ancora nella fase della robotica cognitiva in pieno, utilizzata in sanità. Sono una grande opportunità in sanità, ma devono necessariamente interagire con la persona. Questa è il confine, la sfida che ci attraversa. Chi sviluppa la macchina deve adottare un approccio volto a tutelare i diritti umani, al rispetto dell'identità di chi ha di fronte, e gli sviluppatori di questo automa devono garantire all'utente il diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su questi trattamenti automatizzati. Anche si favoleggia di medici di base sostituiti dai robot in decisioni sanitarie che a livello predittivo possono essere, abbiamo visto i grafici, no? Assolutamente interessanti, ma non dimentichiamo che l'identità personale in un mondo dove le identità oggi sono in lotta e il conflitto Israele-Gaza, il conflitto russo-ucraino ce lo ricordano tutti i giorni, non possono essere completamente abbandonati a una logica di intelligenza artificiale e di robotica, soprattutto nel comparto sanitario, ma non solo, si dovranno muoversi in compliance con il preesistente e con la persona, con quello che c'è in natura, valutare e considerare la persona, le identità e ancora una volta il logos, cioè il luogo della ragione, dovrà come dire, stare con il cuore e con quella nostra natura fatta di carne e sangue e di cultura che nella libertà di coscienza tutelata dall'articolo 19 della nostra Costituzione ci ha visto crescere per diventare quello che oggi siamo come persone. Grazie. Grazie professore per la sua esposizione e anche per alcune suggestioni che richiamo. Sicuramente l'aspetto di questo robot che sostituisce
il medico di base, diciamo dal punto di vista dell'operatore ma anche del paziente, apre a nuove sfide, apre alla sfida di cosa ne sarà dell'empatia, cosa sarà eventualmente questa possibilità. Io su questo penso che ci saranno delle progressioni che porteranno a far sì che queste creature robotiche possano essere di supporto, ma credo che in molte cose il rapporto medico-paziente, quella che spesso è anche la parola di conforto che può dare in una situazione il medico umano rispetto al medico robotico, potrà ancora valere nel tempo, almeno così mi piace immaginare il nostro futuro. Sicuramente il professore apre ad altri aspetti che possono essere interessanti, ha parlato di errore amministrativo che può riguardare quindi le aziende sanitarie, che siano pubbliche o private, ha parlato di quello che potrebbe essere una riduzione nell'errore umano, elementi che avevamo anche sentito nelle precedenti relazioni. Ecco, sicuramente un altro aspetto rilevante, importante, proprio in termini di quella che può essere il futuro, l'elaborazione di questi dati, potrà essere quello che questi sistemi che autoapprendono con delle velocità anche di calcolo e di elaborazione sempre più avanzate, si citava prima il calcolatore Leonardo, ma quando si arriverà ai computer quantistici questa cosa sarà una rivoluzione veramente copernicana che bene o male potrà riguardare tutti. Ecco, evidentemente si potrà arrivare tramite queste capacità di calcolo a delle dinamiche nei processi decisionali differenti. Allora l'interrogativo, e qui inizio a guardare la professoressa Manes, potrebbe anche essere quello di dire: ma cosa cambierà in quelle che sono anche gli aspetti decisionali, gli aspetti di governance, anche gli aspetti che possono riguardare degli elementi così sensibili come può essere la sanità? Perché è chiaro che dire utilizzo l'intelligenza artificiale per valutare il rischio di un portafoglio azionario ha un tipo di effetto, sono delle tecnologie che abbiamo già, che utilizziamo già. Dire che faccio un rating su quelle che possono essere le aspettative di vita di una persona per decidere se assicurarle o meno, capite che è qualcosa che sposta molto e che crea degli altri problemi. Allora, dal lato degli operatori, che siano economici o giuridici, quali possono essere le sfide in termini di processi decisionali e di governance che ci possono attendere? E con questa domanda ho il piacere di presentare e introdurre la professoressa Manes, che è professoressa di diritto privato dell'Università di Bologna. Quindi l'interrogativo che ci poniamo in questa interrelazione necessaria, che questa che può essere necessariamente un approccio interdisciplinare tra la parte del diritto ma anche la parte sanitaria, quali potranno essere, professoressa, i nuovi paradigmi per i decision maker che quindi dovranno impostare nelle loro scelte anche negli aspetti di governance, che tipo anche di intelligenza artificiale andare a utilizzare, con quale approccio anche, e qui rientra poi anche probabilmente anche l'etica. Io la ringrazio, le avvicino. Allora, grazie, sono molto onorata della partecipazione a questo prestigioso convegno e ringrazio gli amici, in primis Antonello, Stefano e il dottor Calasanti. E l'aspetto sul quale prendo immediatamente spunto dalla suggestione che mi viene rivolta. L'aspetto oggi direi nodale è proprio il cambio di paradigma, quindi inizio da ciò che tu hai citato. Questa rivoluzione, piccola o grande che sia, di fatto l'intelligenza artificiale, ce lo spiegano i data scientist, non io che non ne conosco l'aspetto tecnico, non è una rivoluzione particolare, è una tecnologia particolare. E dunque però ci impone una rivisitazione, direi una palingenesi di tutto il nostro modo di concepire, per esempio, l'agente umano. Il cambio di paradigma che cosa vuol dire? Cominciamo proprio dall'esaminare la fattispecie specifica sulla quale questo convegno poi si incentra. L'agente umano è, nelle professioni sanitarie, il medico che ha una relazione con un'altra persona, e il paradigma classico che informa questa relazione, qui i giuristi sono chiamati a risolvere proprio un caso, è la colpa. Giusto, cioè il paradigma dell'agente umano è sostanzialmente andare a caccia dell'errore. Qui mi trovo di fronte a dei grandissimi luminari, e quindi in materia di medicina sentiremmo considerazioni molto più significative da loro.
Ma di fatto il nostro codice civile consegna da sempre un modello dell'agente umano basato sulla ricerca dell'errore. E quindi quando l'AI Act oggi ci consegna invece un paradigma completamente diverso, e cioè l'osservare una serie di procedure e procedimenti che dall'inizio del ciclo di vita dell'algoritmo fino alla sua fine devono di fatto farne venire fuori il livello di rischio, perché questa è la prospettiva accolta oggi dall'AI Act, siccome siamo in dirittura d'arrivo, non è destinata a cambiare, sconvolge completamente ciò il paradigma al quale eravamo abituati a pensare nella relazione tra agente umano e paziente. Che cosa vuol dire caccia all'errore? Che di fatto il regime di responsabilità per l'assunzione di una decisione da parte del medico riconduce a questo la responsabilità per la scelta che fa. E allora che cosa succede quando in sala operatoria, con un blink dell'occhio, il chirurgo, ottenendo le immagini di una risonanza o di un TAC, incide ad un certo livello dell'addome che risulta ex post non essere quello dove si trova il cancro? Chi vuole restare con questo livello di responsabilità in mano? Allora, un bellissimo studio del Politecnico di Milano ci ha mostrato che la resistenza della classe medica all'assorbimento dell'algoritmo nella vita pratica del medico è legata a una sostanziale diffidenza del suo processo di vicinanza al paziente, cioè una sorta di de-skilling. Quindi se al paziente dico che la decisione che ho preso in sala operatoria o in ambulatorio rispetto ad una determinata scelta terapeutica, diagnostica, chirurgica è stata affidata al 60, 70, 80, 90% ad una macchina, io di fatto perdo quello che da sempre è stato il mio primo imperativo categorico, no? Da quel giuramento di Ippocrate che informa la professione medica stessa, cioè quel residuo individuale e insopprimibile, quella cifra distintiva che l'uomo ha, insopprimibile nella relazione con il paziente, quindi con un altro uomo. Il rischio cioè che il medico, e questo ci hanno mostrato diverse survey, ma da ultima quella del Politecnico, è non già quello per esempio di venire, anzi questo è benedetto, no? Aiutato in delle operazioni che sono di più rutinarie, che lo sollevano molto spesso da una parte molto gravosa di impegni che possono essere invece delegati alla macchina. Quello che il chirurgo non vuole, che il medico non vuole, è, così ci risulta da questo studio, essere disintermediato nella relazione con il paziente. Questo proprio non lo vuole, almeno questo risulta da questo studio molto interessante, condotto peraltro da degli ingegneri sulla classe medica. Che cosa vuol dire? Che al medico sta a cuore e di fatto il medico rivendica che la decisione ultima su come impiegare la tecnologia, non sul sé, perché sul se il medico è d'accordo, sia lasciata a lui. Anche se questo in termini di responsabilità, ma questo va costruito dai giuristi e dalla regolamentazione che ad oggi è del tutto carente su questo, va lasciato invece, va regolamentato. Dunque non una fuga dalla responsabilità, non una fuga dalla tecnologia, ma una cornice chiara e certa dei limiti che si pongono quando la decisione è assunta nella combinazione uomo-intelligenza artificiale, agente umano-intelligenza artificiale. Dunque certamente, e l'imaging è il settore in generale, quello della radiologia in generale, quello dell'immagine, della diagnostica dell'immagine, è sicuramente il settore dove gli algoritmi performano, funzionano molto bene, dove ci sono i risultati di maggiore successo. Bene, in questo quindi il medico sicuramente vuole sentirsi supportato, ma che cosa succede dunque? Torniamo alla mia domanda di prima: quando quella decisione, frutto della combinazione di queste sottodecisioni, di queste codecisioni, risulta ex post sbagliato? Se noi dobbiamo applicare i paradigmi della responsabilità medica, dobbiamo andare appunto a caccia dell'errore. Caccia dell'errore vuol dire di fatto sezionare una serie di interventi umani nei medici che si sono susseguiti o in un iter di cura che si è susseguito, per andare a vedere se vi siano, secondo le linee guida, secondo le best practice, eccetera, se vi siano delle censure da muovere a quell'operato. Ma quando interviene un algoritmo in questo
nell'assunzione di questa decisione. Questo scenario cambia o è destinato a restare identico? Beh, cambia significativamente e il medico non è giusto, e lo dico in termini non etici ma giuridici, che subisca una parte di decisione che non è ricollegabile al suo operato. Non lo vuole e non è giusto che lo abbia. Ad oggi l'Europa non ci dice nulla su questo. Il progetto di direttiva sulla responsabilità da decisione assunta dall'intelligenza artificiale non prende posizione, parla soltanto dell'onere della prova, dunque di fatto elude il problema, e lo stesso fa l'AI Act. Nulla ci dicono in materia di responsabilità. Di fatto il punto più gravoso, il nodo più importante da sciogliere. Allora forse però qualcosa di buono c'è da salvare in questa legge molto voluta, molto acclamata e giustamente molto, veicolata come una bandiera che l'Europa può portare in termini di superiorità valoriale nei confronti del resto del mondo. Il paradigma che ci suggerisce in termini di rischi l'AI Act è quello per cui un'attività talmente complessa come quella che oggi si lega all'intelligenza artificiale che autoapprende è un'attività che ha costi sociali talmente importanti da non poter essere sopportati da un agente umano, da uno, da milioni o da miliardi che essi siano. Se la macchina Tesla a guida automatica sceglie male perché l'algoritmo è stato mal creato, addestrato, e invece di scegliere se al semaforo verde non andare avanti e fermarsi perché uno scolaro è scappato alla sorveglianza del suo maestro, sceglie di non arrestarsi perché non è stato addestrato in questo modo, compie una scelta che l'agente umano probabilmente non avrebbe fatto. Cioè col semaforo verde, seppur dunque in presenza del semaforo verde che ti autorizza a passare, l'agente umano avrebbe fatto la scelta che in quel momento è evitare le conseguenze peggiori per il ragazzino. Qui si tratta dunque di fronte a scelte tragiche, che sono poi quelle che Guido Calabresi, il grande giudice della Corte Suprema americana, ci diceva essere quelle che solo noi possiamo compiere, di allenare gli algoritmi in un modo che non debbano poter imparare soltanto dal passato, dall'esperienza, che è quello che loro fanno però. Gli algoritmi oggi imparano, e questo non è destinato a cambiare, soltanto in base a ciò che hanno visto. E dunque se tu al semaforo hai detto all'algoritmo che guida quella macchina autonoma che l'unico criterio o il criterio che pesa di più all'interno dell'algoritmo è quello anagrafico, l'algoritmo sceglierà sempre di sacrificare la coppia di pensionati sui ragazzini. E queste sono, e qui ci sono, come diceva qualcuno prima di me, scelte di design, come dice Luciano Floridi, uno dei più grandi filosofi del mondo che si occupano di etica dell'intelligenza artificiale, sono scelte di design, cioè si può ex ante, a priori, prima di far sì che noi ce ne serviamo, disegnare, anzi si deve, dobbiamo dire, non si può, disegnare questi algoritmi perché mitighino, evitino di compiere scelte troppo costose per la società. Non c'è un patrimonio capace oggi di risarcire un danno causato dall'intelligenza artificiale. Non c'è e forse, aggiungo, non è giusto che ci sia. Allora l'AI Act, e chiudo, fa questa scelta. Dice: osservate il ciclo di vita dell'algoritmo, sezionate porzioni di rischio e coinvolgete in questa sequenza di attori tutti coloro che all'algoritmo mettono mano, da chi lo pensa, a chi lo crea, a chi lo testa, a chi lo distribuisce, a chi ne suggerisce i blocchi, e solo dopo aver esperito tutte queste fasi avrete anche però sezionato singole fettine di rischio, singole porzioni di rischio, quelle sì sopportabili dalla società. Quindi direi che questo approccio è da salutare con favore, a mio avviso, questo approccio appunto basato sul risk management, un approccio molto anglosassone, passato poi
poi nelle società complesse, nelle organizzazioni complesse, dappertutto, dalla finanza all'assicurazione alle banche, all'HR, dovunque. Dunque è possibile immaginare che tutti gli attori di questo processo, compreso l'utilizzatore finale, perché gli algoritmi che oggi la amministrazione americana, quindi la può consegnare in sanità, sono stati testati e validati come un po' sulla falsariga dei farmaci e dunque si ritengono sufficientemente sicuri da poter essere utilizzati, tanto da poter essere utilizzati. Allora, quando esplorato il ciclo di vita dell'algoritmo, quindi dall'ideatore dell'algoritmo all'utilizzatore finale, che poi siamo noi, tutti coloro, tutti gli attori coinvolti nel processo sono persuasi che il rischio sia sopportabile, quell'algoritmo, ci dice la legge, può essere immesso sul mercato con tutta una serie di presidi, di certificazioni, anche di gravami burocratici che non piacciono a nessuno fuori dall'Europa, ma neanche a noi. Bene, quell'algoritmo, pur a rischio tollerabile, può essere utilizzato. Però vanno coinvolti tutti gli attori di questo processo. E direi che l'Europa, diciamo, noi siamo una roccaforte a cui tutti guardano con molta ammirazione, ma anche non molto desiderosi di far parte di questo recinto quando emaniamo leggi così stringenti. L'Europa ha un grande merito, a mio avviso, su questo. È stato detto a più riprese in questo pomeriggio, aver davvero disegnato un'intelligenza artificiale antropocentrica, cioè siamo stati gli unici, dopo il Far West dell'America, a braccetto con i regimi dittatoriali che l'intelligenza artificiale non la vogliono perché vogliono il controllo, e l'intelligenza artificiale che autoapprende non è controllabile, quindi è una cosa che sconvolgerà persino la Cina, persino i regimi. E certo, perché tu a ChatGPT con i prompt non puoi insegnare che cosa fare, perché risponde autonomamente. Questo la Cina non l'aveva considerato, ed oggi quindi in Cina i grandi linguaggi, i modelli linguistici sono temuti moltissimo perché scappano alla censura. E il grande merito dell'Europa è stata, ce ne danno tanti di demeriti, quello invece di porre davvero il profilo di non discriminazione umana e di salvaguardia di quei principi che Antonello menzionava prima come prioritario rispetto a tutto. Questo è, a mio avviso, un aspetto valoriale che ci dà molti problemi, perché non ci fa prendere a bordo tante altre regioni del mondo, perché i valori dividono, come diceva Antonello, più che e molto spesso non uniscono, però è stata una grande rivendicazione di quel costituzionalismo digitale di cui parlano Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino, che ha fatto, diciamo, che ha intriso di valori forti delle scelte tecniche. Mai si era tentato questo abbinamento tra tecnica e dimensione valoriale. Però credo che la direzione di senso vada data dall'uomo, la tecnologia vada avanti, il diritto segua, ma insomma, mani forti sul volante solo all'uomo. Grazie. Grazie professoressa per l'illuminante intervento, che apre, anche grazie alle sue metafore, anche ad agli aspetti ulteriori che ci possono portare in questo viaggio sempre più vicino poi a quella che sarà in concreto la potenzialità e l'interessenza dell'intelligenza artificiale con la medicina del futuro. E in particolar modo l'esempio della Tesla è per me molto importante, perché c'è stata anche nel dibattito un po' il concetto di istinto di conservazione, quindi la Tesla, se deve decidere se mettere in difficoltà il proprio occupante piuttosto che il bambino, come nell'esempio che faceva la professoressa, che attraversa la strada, e lì dipende da come è stata programmata e da quindi anche dai dati che ha, da come elabora quei dati e da come reagisce in ordine alla possibilità di impatto immanente. Però proviamo a traslare questo esempio dell'automobile, che magari è essenziale, in un contesto come quello sanitario in cui dobbiamo intervenire. Analizziamo una serie di parametri biometrici, analizziamo una serie di dati, abbiamo il supporto dei macchinari di questa tecnologia, abbiamo chiaramente anche il supporto delle persone che devono andare a,
a fare le proprie scelte e che hanno a loro volta sia il paziente che il medico la propria etica. Il riferimento che faceva la professoressa al giuramento di Ippocrate è uno di questi. Quindi come possiamo anche andare a impattare e a cercare di risolvere anche gli errori dell'autoapprendimento, che sarà una sfida del futuro. Quali sono i costi sociali di questo autoapprendimento? Se l'autoapprendimento come costo sociale ha che l'auto si schianta e non fa male a nessuno, è un certo tipo di costo. Ma se noi adattiamo e facciamo un problema di design all'interno dell'ambito sanitario, il costo sociale probabilmente non è più sopportabile, perché stiamo parlando di rischi sulla vita umana. È tutto basato su che cosa? Su un algoritmo. La professoressa diceva i problemi di design, di come questo algoritmo è stato scritto, di come autoapprende, con quali caratteristiche eventuali anche di errore possano essere state immesse, quanti tentativi ci vorranno per poter far sì che questi errori non ci siano più. Ma la base di tutto è il dato, quindi tutti i dati che noi abbiamo, quelli biometrici, saranno sempre di più disponibili da parte di società specializzate che hanno i device, grandissimi data center, piuttosto che le stesse amministrazioni sanitarie, private o pubbliche, oltre a tutta una serie di altre società che possono avere questi parametri per formulare e proporre tutta una serie di iniziative commerciali, perché chiaramente poi noi sappiamo che la sanità e la salute può essere anche ricollegata al benessere, può essere ricollegata allo sport, può essere ricollegata alla nutriceutica, a tutti quegli aspetti anche che impattano su altri elementi della nostra vita. Però vorrei tornare sul dato, sul cambiamento che riguarderà la gestione di questi dati, di tutti questi parametri biometrici, che saranno un problema non soltanto dal punto di vista tecnico o tecnologico, ma perché probabilmente, e qui lascio poi la parola introducendo la professoressa Anna Rita Ricci, professoressa di diritto privato dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, dicevo, il problema probabilmente è quello di dotare le stesse strutture di persone capaci di utilizzare, preservare e decidere quali sono i dati da voler utilizzare, conservare, oppure quelli che desideriamo andare a cancellare. E questo probabilmente, professoressa, impatterà anche eventualmente su quelli che possono essere dei nuovi concetti anche in ordine alla responsabilità medica. Le do la parola appunto su questi aspetti, sulla privacy e intelligenza artificiale. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti, permettetemi naturalmente di ringraziare il dottor Colasante per l'invito, per la fiducia. Io ringrazio anche chi mi ha preceduto, perché ho preso appunti e nel prendere appunti ho, come dire, impostato la mia relazione. Saranno delle riflessioni sparse. Questi sono i punti che finora, come dire, su cui finora hanno richiamato la nostra attenzione. Cambio di paradigma nella relazione tra agente umano e paziente. La relazione medico-paziente sta perdendo il contatto umano. Attenzione sulle finalità del trattamento dei dati personali. Una cosa è, ho sentito, trattare dati personali per finalità di marketing, altro è trattare i dati per finalità di cura e di assistenza sanitaria e, l'ho lasciato per ultimo, ritenendolo il più importante, centralità della persona nella sua individualità e univocità. Cosa può dirvi il privatista su questi temi? E cosa vi può dire il privatista sui temi attinenti al regolamento? E quello che di pochi giorni fa sull'intelligenza artificiale e quello sui dati personali? Allora, innanzitutto io mi permetto di richiamare l'attenzione su un piccolissimo aspetto che forse vi potrà sembrare banale, ma almeno secondo la mia opinione non lo è. L'Europa sta adottando sempre e soltanto dei regolamenti. Si è passati, quando io studiavo, invece lo strumento fondamentale era la direttiva. Adesso ci sono solo ed esclusivamente dei regolamenti. Perché? Perché i regolamenti sono direttamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione Europea e quindi si vuole evitare la disomogeneità delle norme. Cioè si vuole, come dire, adottare delle norme che siano immediatamente applicabili in tutti i paesi dell'Unione Europea.
tutti i sistemi di intelligenza artificiale di cui vi hanno parlato, chi mi ha preceduto in modo molto più autorevole di me, vi hanno, come dire, richiamato l'attenzione su questo punto. I sistemi di intelligenza artificiale si nutrono di dati. Vedete, io parlo esclusivamente di dato personale, non lo aggettivizzo neanche ulteriormente, parlando ad esempio di dati sensibili o di dati biometrici. Perché per il privatista purtroppo il problema è soltanto già la nozione di dato personale. Dati biometrici e dati sensibili sono delle particolari specificazioni, ma il dato personale è qualunque informazione, e sottolineo con il tono della mia voce l'aggettivo qualunque, perché è un problema enorme, qualunque informazione riferita a persona fisica. E quindi da un lato abbiamo veramente delle esigenze contrapposte, perché abbiamo da un lato dei sistemi di intelligenza artificiale che hanno bisogno di un grande quantitativo di dati, che si alimentano di dati personali, dall'altro però abbiamo dei regolamenti, quale ad esempio il regolamento 679 del 2016, che dice che nel trattare i dati personali bisogna, come dire, rispettare tutta una serie di principi. Primo fra tutti, ecco dunque, un paradosso vi potrà sembrare, il principio di minimizzazione dei dati personali. Bisogna trattare i soli dati necessari alle finalità della raccolta. Qualsiasi altro dato è considerato non pertinente, ultroneo e non può essere trattato. Allora, qual è il problema? Come dire, come è possibile che ci siano tanti regolamenti, tante discipline su questi aspetti, tutti quanti che, come dire, si basano su un approccio quasi contrapposto tra due forze? Cioè, da un lato la necessità di trattare dei dati, sempre più dati, dall'altro quello di tutelare i diritti e le libertà fondamentali della persona. Se si studiano attentamente questi regolamenti, ci si rende conto che il diritto, paradossalmente, si ha sempre l'idea che il diritto pone dei vincoli, ma in realtà ci sono delle norme che sono state poco considerate da questi regolamenti. E quindi a me spetta il compito, come dire, di richiamare la vostra attenzione su questo. Una norma di cui in pochi hanno, come dire, parlato, è il considerando 4 del regolamento 679 del 2016, che parla di funzione sociale del diritto alla protezione dei dati personali. L'espressione è un'espressione molto dotta, è un'espressione che evoca, come dire, la funzione sociale del diritto di proprietà, tema amatissimo dal professor Galgano, e che proprio sulla base dell'insegnamento di Galgano viene, come dire, può essere declinato anche su questo tema. Che cosa dice questa norma? Dice che il diritto alla protezione dei dati personali non può essere considerato una prerogativa assoluta, ma che deve essere contemperato con altri diritti e principi fondamentali. Ci sta dicendo questa norma che se il dato, come per la proprietà privata, lì era il bene di cui si è proprietari, se il dato, quindi se la singola informazione ha una funzione sociale, serve ad una funzione collettiva, ecco che le pretese della persona fisica a cui si riferisce quel dato possono venir meno. Ma perché possono venir meno? Possono venir meno perché quell'informazione ha una funzione sovraindividuale, come dire, ti supera quella che è la tua individualità. Quindi, come dire, una sorta di richiamo all'essere cittadino, all'essere portatore, all'essere un soggetto che ha delle informazioni che possono servire per la collettività. Ancora, un'altra norma su cui mi permetto di richiamare la vostra attenzione, invece io la traggo dal regolamento sul Data Governance Act, vedete nuovamente, regolamento recentissimo, dove c'è una norma, anche questa poco considerata e anche questa invece con un linguaggio fortemente evocativo, dove si parla di altruismo dei dati personali. Che cos'è l'altruismo dei dati personali? È la possibilità data a ciascuno di noi, nella sua individualità, come dire, di decidere di cedere dei dati personali senza ottenere nulla in cambio, quindi, come dire, a titolo gratuito, per spirito di liberalità, per che cosa? Per delle funzioni di pubblico interesse. E tra le prime funzioni di pubblico interesse sono richiamati proprio quelle di cui oggi ci stiamo occupando, la ricerca sanitaria. Quindi, come dire, che anche il diritto, sì, pone dei vincoli, ma pone dei vincoli declinandoli diversamente a seconda di quella che è la finalità del trattamento. Su che cosa ancora vorrei, come dire, richiamare la vostra attenzione? Quali sono, perché altrimenti vi può sembrare che il diritto sia tutto bello, bravi, su che cosa invece abbiamo dei limiti, su che cosa abbiamo dei problemi? Proprio sul fatto che
anche i regolamenti stanno disciplinando il tema in maniera orizzontale, senza nessun tipo di distinzione, mentre occorrerebbe, come dire, puntare l'accento su quelle che sono le finalità del trattamento e sulla base, quindi a seconda di quale che sia la finalità del trattamento, declinare diversamente le regole di riferimento. La professoressa Finocchiaro, già evocata dalla professoressa Manes, utilizzando un'efficace metafora, dice che i regolamenti stanno forse compiendo lo sbaglio di voler, governare il mare goccia a goccia, e quindi tenendo presente soltanto la singola goccia, in questo caso sarebbe il singolo dato, piuttosto che cercare invece di considerare il tema nella sua complessità. E allora perché cambio di paradigma? Perché il cambio di paradigma è un cambio di paradigma, secondo me, anche nostro, come dire, anche dello studioso. Noi siamo legati, soprattutto forse i privatisti, soprattutto i civilisti, e questo lo diceva benissimo la professoressa Manes, a dei paradigmi, come dire, quasi dei dogmi concettuali. Se non creiamo un nuovo modello di responsabilità che prescinde dalla soggettività, che prescinde dal portafoglio inteso come chi paga, se succede qualcosa chi paga, non è possibile, come dire, affrontare e disciplinare l'intelligenza artificiale per quello che effettivamente è. Quindi dobbiamo cambiare anche, perché altrimenti non si può parlare del sistema di intelligenza artificiale come titolare del trattamento, men che meno come responsabile del trattamento, perché se non ha soggettività è soltanto, come dire, un mero esercizio di stile molto romantico, molto evocativo, ma tale resta. Quindi e qui chiudo, l'obiettivo è quello, sì, di approcciarsi al tema nella sua complessità, ma che richiede sicuramente un cambio di paradigma, ma secondo me richiede anche un cambio di approccio culturale nel momento in cui lo si studia. Quindi anche da parte nostra dobbiamo cambiare l'approccio al tema. Un'ultimissima cosa che non c'entra nulla, ma è stato evocato e quindi volevo fornirvela come informazione. La nostra giurisprudenza è ben consapevole. Paradossalmente, voi conoscete i tempi della giustizia italiana, noi abbiamo già delle cassazioni sulle piattaforme reputazionali, quindi abbiamo, come dire, evidentemente abbiamo iniziato a litigare già tanto tempo fa su delle piattaforme che, basate su algoritmi, hanno dato un punteggio a degli imprenditori, hanno agito contro perché ritenevano, come dire, che il consenso non bastasse al trattamento dei dati personali, e abbiamo delle cassazioni. Quindi evidentemente cosa significa? Che c'è la consapevolezza anche da parte dei nostri tribunali. Vi ringrazio tanto. Grazie professoressa, e qui con questa relazione arriviamo direttamente con questa che vuole essere una premessa e un tentativo con questa nave di cercare di cavalcare le onde del mare, entrare direttamente negli aspetti operativi dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina. Abbiamo visto anche nelle due relazioni internazionali precedenti quali possono essere le potenziali tendenze del futuro, ma quello che ci preme in questa sede evidenziare è che non stiamo parlando soltanto di una tendenza o di un qualcosa che succederà in futuro, ma è qualcosa che di fatto sta già succedendo. E ho il piacere di presentare il professor Mario Lima, professore di chirurgia pediatrica infantile dell'Università di Bologna, che ha anche preparato delle slide per farci entrare in quale aspetto dell'operatività del lavoro di tutti i giorni, cioè come può essere utilizzata l'intelligenza artificiale a supporto dei pazienti, come può essere a supporto dell'efficienza nelle prestazioni erogate e soprattutto con riferimento all'ambito di applicazione pediatrica o infantile. Grazie professore. Grazie per la parola, grazie per il cortese invito, grazie al presidente Colasanta che mi aveva detto di star seduto, però io non ci riesco perché soprattutto quando faccio lezione guardo sempre quelli delle file in ultimo per capire se annoio oppure se proprio riesco a non farmi seguire. E per me è molto importante avere questo ritorno, ma soprattutto grazie anche perché questo è un argomento molto interessante. Mi permette di facevo prima delle riflessioni quando parlavano i colleghi,
E mi ricordavo, spesso mi capita, più vado avanti con gli anni e più mi capita, mi ricordo quello che mi diceva il mio maestro, e cioè, quando c'è qualcosa di nuovo nella vita, non prenderti mai sul serio, perché sennò non sarai capace di capire e di poterlo cavalcare, perché non prendendoti sul serio, la testa rimane giovane. Sinceramente, quando me lo disse non l'avevo capito, però più passa il tempo e più lo capisco. E soprattutto mi veniva in mente, dopo le dottissime lezioni dei nostri colleghi, quella bellissima parodia che fa dell'intelligenza artificiale in una trasmissione, non so quanti di voi la seguono, Viva Rai 2, con l'ignoranza artificiale. È una parodia magnifica, perché con una semplicità estrema mette a nudo tutti quelli che sono i nodi che in maniera molto dotta i nostri colleghi hanno manifestato. Il controllo, la capacità di essere autonomi, desiderio, ma impossibilità. E allora ho pensato oggi di raccontarvi la storia per cui un professore di chirurgia pediatrica, che fa il chirurgo pediatra e che è anche presidente della scuola di medicina e chirurgia, non poteva non impattarsi con queste problematiche che riguardano l'insegnamento, ma che riguardano anche la cura. Spero di azzeccare il... Allora, facciamo... Questa è una storia. Il Covid ci ha fatto, secondo me, due regali. A parte le tragedie che ha portato, però come tutte le crisi portano dei regali. Il primo è stato quello di indurre i nostri politici e amministratori ad accelerare la digitalizzazione, perché sennò noi, se non ci fosse stato il Covid, saremmo ancora molto molto indietro. Il secondo, a noi medici, ci ha fatto un grande regalo, che è quello di ricordarci che non siamo onnipotenti, che non abbiamo la possibilità del controllo di tutto, ma che dobbiamo sempre ricordarci di lasciare delle strade aperte per quelle che possono essere delle soluzioni assolutamente improvvisate. E quindi, di conseguenza, il Covid ha messo in crisi che cosa nelle università? Ma soprattutto anche in tutti i tipi di relazione. La connettività che abbiamo con gli altri o la possibilità di insegnare. Per quale motivo? Perché abbiamo scoperto che ci sono dei sistemi che esistevano già prima e che funzionano grazie all'intelligenza artificiale, per cui noi possiamo avere dei contatti, possiamo parlare, possiamo spiegarci, possiamo fare tutto quello che facciamo di persona in lontananza. È chiaro che questo comporta il sacrificio di alcuni aspetti umani, ma sono fondamentali per portare avanti delle problematiche. L'altro aspetto è che ci ha costretto, a noi professori universitari, a noi chirurghi, di dover applicare con estrema velocità quella che forse avremmo fatto molto più lentamente, cioè l'utilizzo della realtà virtuale e della realtà aumentata. Perché? Perché noi ci trovavamo di fronte a un blocco, all'impossibilità di poter dare a dei ragazzi che sviluppavano e che facevano il quinto e il sesto anno del corso di medicina, di poter fruire di quelli che sono i tirocini, cioè il fatto di andare in ospedale e di poter essere accuditi e fare quel tirocinio che diventa indispensabile per poter avere l'abilitazione all'esercizio della professione. Perché contestualmente al Covid l'università ha trasformato la laurea in una laurea abilitante, cioè in una laurea per cui i ragazzi quando escono non hanno più bisogno di fare l'esame di Stato. Quindi questi ragazzi ne avevano un documento eccezionale. E allora che cosa succede? Che si è utilizzato l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale, cominciamo a parlare e a scendere un pochettino di livello e a toccare con i piedi per terra, per insegnare a questi ragazzi, per metterli nella possibilità di entrare in una sala operatoria con le telecamere tridimensionali e completamente si ha una presenza con questi visori, e grazie anche all'aiuto immediato che ho avuto da parte dell'Ordine dei Medici di Bologna, che ringrazio perché qui vedo due esponenti, il dottor Bagnoli che è il presidente e il dottor Lumia che è il presidente dell'Albo, e anche all'Associazione dei Genitori che mi hanno permesso di poter avere questi visori
e poterli utilizzare tutti per quel numero di studenti che era necessario. Se avessi dovuto aspettare dei finanziamenti, probabilmente ancora ero in attesa che la burocrazia e la capacità che delle nostre aziende sanitarie imprenditoriali non c'è di poter interpretare queste problematiche. Mi assumo tutte le responsabilità di quello che dico. D'altronde il dottor Iovine sa che non riesco a resistere al fatto di... Questa è la realtà virtuale, cioè la possibilità che con un visore io posso mettere un ragazzo sia in ospedale che non può entrare in sala operatoria perché c'è il blockout, ma anche poter inviare a casa, se lo studente ha il visore, che ormai costa poche centinaia di euro, gli mando il file e lui praticamente è come in sala operatoria. Poi invece abbiamo capito l'importanza di questo e abbiamo cercato di utilizzare la realtà aumentata. La realtà aumentata cos'è? Non si è solo dei guardoni dentro questo visore, però io con la realtà aumentata, utilizzando il visore, ho la possibilità di usare le mani su delle cose che non esistono, esistono solo nel mio visore, ma che posso manipolare. E allora questo permette di fare che cosa? E cioè, io dal mio studio, utilizzando il mio computer, entro in connessione con lo specializzando che è in sala operatoria e gli indico dove deve incidere, gli indico quello che deve fare. E questo è importante anche perché io posso a distanza, utilizzando i concetti della intelligenza artificiale, posso su dei simulatori insegnare a distanza e dire fai quel tipo di incisione, fai quel tipo di movimento. Questo è fondamentale perché ha rivoluzionato il modo di insegnare, in quanto è un modo che permette di poter entrare in una reale condivisione con lo studente o con il chirurgo. Adesso vi faccio vedere questo grafico che vi mostra l'andamento delle nascite nei vari paesi. E questo è il grafico dell'Italia. Questa è la vera emergenza che il popolo italiano ha. E cioè che quello, fra qualche anno, non avremo più la possibilità di avere medici, ingegneri, avvocati, commercialisti, perché stiamo dimenticando quello che è fondamentale in una società, e cioè il ricambio. Uno dei problemi che ha il dottor Bagnoli come presidente dell'Ordine dei Medici è quello che fra pochi anni, compreso me, perché io fra un anno e mezzo me ne vado in pensione, sperando di poter fare le cose che fino adesso non sono riuscito a fare, che mi interessano molto, e che non ci saranno i sostituti. E voi pensate che l'intelligenza artificiale potrà aiutarvi ad avere i sostituti? No, perché l'intelligenza artificiale coadiuva, non sostituisce. Se facciamo questo errore fondamentale di pensare che la macchina possa sostituire l'uomo, la società con quella curva è drammaticamente messa male, perché tutto quello che si può è coadiuvare. Poi noi abbiamo un altro problema, e cioè quello di insegnare la chirurgia. Come si può insegnare la chirurgia? Si può insegnare utilizzando questi simulatori che sfruttano l'intelligenza artificiale. Ci sono dei simulatori elettronici che permettono al chirurgo di fare un intervento perfettamente simulando la colecistectomia, la nefrectomia, il portare via il colon, e dove ti dà uno score dicendo il paziente ha perso tanto sangue, hai avuto tanti problemi, ti dà un giudizio finale. E questo è fondamentale, perché questi ragazzi imparano che cosa significa fare le cose in fretta, ma molto bene. Poi ci sono dei modelli, che sono modelli di animali ex vivo, cosiddetto, in cui si può imparare a fare l'endoscopia o tutto quello che è necessario. Perché vi ho raccontato questa storia? Perché questo è stato possibile grazie a tutti i piccoli vantaggi che l'intelligenza artificiale, che dovremmo cominciare a chiamare in un altro modo, ha concesso a chi insegna
agli studenti e a chi insegna ai chirurghi. E tutto questo è fondamentale che venga trasportato in maniera reale, perché un'altra cosa che mi sono accorto e che è fondamentale è che se tu hai ragazzi che siano studenti del sesto e quinto anno dove io insegno, o siano specializzandi, cioè gente che studia per diventare chirurgo pediatra, non fai vedere delle cose concrete, non ti seguono. Perché? Perché pensano che siano delle cose che non hanno nessuna connessione con la realtà. Ed è quello che succederà all'intelligenza artificiale se non ci sono delle forti connessioni con quelle che sono le attività della vita quotidiana. Fantastico quello che diceva la professoressa Manes sul discorso dell'automobile, no? A guida automatica. Ma lo scopo non, immagino che non sia quello, ma che sia quello di capire di poter mettere una guida assistita completa con l'uomo dentro, che sia capace di coprire tutti quegli aspetti che l'algoritmo non potrà valutare. Il bambino che attraversa la strada. E forse ci metterà al riparo da quello che si era detto precedentemente, e cioè del fatto che prima o poi, se l'algoritmo viene lasciato da solo, dovrà decidere il giovane o l'anziano. Sono molto preoccupato perché io mi avvicino ad essere anziano e abbandono quel concetto di giovane. Allora, rapidissimamente, che cos'altro si può fare? Si possono creare quelli che noi definiamo con un termine tecnico, scaffold, che in realtà sono delle banali strutture sui quali si possono costruire degli organi artificiali. Poc'anzi è stata raccontata dal professore il fatto che un musulmano si è trovato col fegato di maiale, ma sicuramente quell'individuo ha messo il fegato di maiale perché non c'era disponibilità di organi e in quel momento era l'unico modo per potergli salvare la vita. Forse quando rifletterà con attenzione non si butterà dalla finestra, ma capirà che hanno fatto il suo bene e in determinati momenti è difficile poter informare nel modo giusto. L'altro aspetto fondamentale, vedete, è il fatto che si arriverà a creare degli organi artificiali. Abbiamo un governo che sta mettendo in crisi la carne artificiale, che in realtà non è carne artificiale, ma il problema è quando voi avete dei pazienti che aspettano un organo e la disponibilità non c'è, cosa dobbiamo? Sperare che qualcuno vada a sbattere con la macchina? E questi sono aspetti etici che ci dobbiamo porre e che sicuramente l'intelligenza artificiale ci aiuterà. Un altro aspetto importante è quello del... Noi abbiamo molte persone che hanno la necessità di avere delle protesi. Allora, o abbiamo un'industria che si basa su quelle che sono le richieste, oppure possiamo lavorare per fare delle protesi che siano assolutamente personalizzate. E cioè c'è quel malato che ha quella necessità, si può costruire una protesi adatta a quel malato, non adattare l'offerta di un'azienda alle possibilità del malato. Un altro aspetto molto importante è quello, e lì l'intelligenza sarà fondamentale, è quello di dare tatto e movimento a queste protesi, che non siano solo il sostegno di una gamba di legno, ma che sia qualcosa che gli permetta di fare anche dei movimenti e di avere una sensibilità, cosa assolutamente importante. Un altro aspetto è quello della costruzione di modelli in tre dimensioni. E allora, oggi sfruttando le TAC, le risonanze magnetiche che fanno i pazienti, noi abbiamo la possibilità di ricreare il modello patologico e quindi il chirurgo il giorno prima, grazie all'intelligenza artificiale, non opera da sola, ma permette a me di fare la pianificazione dell'intervento e che se so che incido in quella zona troverò quel tipo di arteria, che è un'arteria importante o meno importante. Quindi pianificare un intervento chirurgico, non solo, ma avere la possibilità di una ricostruzione tridimensionale, potendo eliminare al visore quelli che sono gli organi che a me non sono interessati. Questa è una rivoluzione molto importante e che permette chiaramente una sicurezza nell'atto fondamentale. Esattamente quello che diceva la professoressa Manes,
una macchina che sa far tutto, ma che mi permette di star dentro e di controllare tutto. Non solo, ma questo ci ha aiutato molto a ridurre quelle che sono le problematiche del consenso informato. Perché badate, io adesso va bene che vi ho detto che sono vicino alla pensione, però mi sono laureato nell'80, è chiaro che per i miei studenti mi sono laureato nell'altro secolo e quindi mi guardano come una specie di reliquia da un lato o residuato bellico dall'altro. Però a me e molti, visto che c'è qualche mio coetaneo qui dentro, vero dottor Iovine, ci insegnavano la pietas nei confronti del malato. Non era fondamentale dire al malato tu hai un tumoraccio. No, adesso glielo devi dire, gli devi dire guarda sta bene che forse, non lo so mica, 2, 3 giorni, 4 giorni. Pensate quando tocca a me che lo devo dire ai genitori e farlo capire anche al bambino. E quindi si è rivoluzionato il mondo. Quindi se ci sono degli strumenti che mi permettono di dare un consenso informato il più possibile reale, facendogli capire le problematiche, è assolutamente importante. E arrivo all'ultimo, così anche il dottor Colasante è tranquillo che non sforo tanto. Abbiamo un problema, noi chirurghi pediatri, e questo me lo sono posto. E cioè noi abbiamo delle malformazioni particolari. E come faccio io a far addestrare i chirurghi a cui insegno nella scuola di specializzazione che dirigo su delle malformazioni? E allora mi è venuta incontro l'intelligenza artificiale, perché sfruttando le stampanti 3D sui modelli di TAC e di risonanza magnetica, io riesco a ricreare che cosa? La malformazione di quel bambino. E quindi il chirurgo si può allenare su quel tipo di malformazione. Io, badate bene, mi sono allenato grazie al mio maestro sul malato, perché lui si metteva lì davanti a me con grande pazienza e mi faceva, mi insegnava, mi diceva stai attento qui, stai attento lì, eccetera. Oggi noi possiamo, sfruttando questa tecnologia che è data da tutto ciò che è partito dall'intelligenza artificiale, di ricreare questi modelli, che sono modelli fondamentali e ripetibili in infinito. Non ce n'è uno solo, ce ne sono tanti. E allora, così concludo, se però, eccolo qua. Abbiamo sperimentato, e questo lo utilizziamo, anche la telemedicina, che è un ultimo vantaggio di cui vi parlerò dell'intelligenza artificiale. Che cosa succede? Succede che un bambino che viene operato, noi abbiamo l'opportunità di controllarlo a distanza. Questo è un piccolo kit. Ne abbiamo acquistati 5 grazie all'Associazione dei Genitori, e ringrazio qui Pierpaolo Redaelli che è il presidente, ne abbiamo acquistati 5 che ci permettono di controllare il torace, il cuore, il respiro e, diciamo con una piccola telecamera, i bambini che dimettiamo e che vanno a casa. Gli amministratori sono molto contenti perché non ritornano e non spendono. Ma non si ricordano del fatto che per una famiglia andare avanti e indietro per fare dei controlli sono dei costi. E per un bambino malformato sono tanti, tanti costi. E io vi pregherei, e forse è l'unica cosa che mi piacerebbe che vi ricordasse di questa mia relazione, che molto spesso, d'altronde capiterà a tutti noi, ci troveremo dall'altra parte della barricata. Non medico, ma paziente. E allora lì ci si accorge di quanto le problematiche ci sono. Questa è l'immagine del mio computer quando mi collego con un genitore che mi mostra con la telecamera il bambino, che con quel sistema di auscultazione mi permette di ascoltare i polmoni, di ascoltare il cuore, e questo è il frutto della intelligenza artificiale applicata alla telemedicina. Costi? Non sono grandissimi e non li vendo, attenzione, ma la possibilità di avere questi 5 strumenti, che complessivamente non sono costati una follia all'associazione, ci permette di controllare. Noi curiamo anche bambini che vengono da altri paesi dell'Europa e del mondo, e questo è un sistema per poter controllare questi bambini nel post-operatorio. Metto questo perché è stato un convegno che abbiamo organizzato per primi noi italiani, che solitamente siamo sempre... E poi noi amiamo molto anche
considerare che siamo gli ultimi della classe o i pierini. Invece in questo caso siamo stati i primi a porci il problema dell'intelligenza artificiale e forse che è più corretto, lo dicevo prima al dottor Colasanti, di cominciare a chiamare del metaverso, perché questo è un universo nuovo. E ricordatevi, quando si è di fronte a una cosa nuova, quello che diceva il mio maestro Remigio Domini, non prenderti mai sul serio. Grazie. Grazie, professore. E passando dal metaverso, dalla telemedicina ad altra medicina, ho il piacere di introdurre il professor Fabio Vistoli, professore di chirurgia generale dell'Università dell'Aquila. Al professore chiaramente chiederemmo cosa può rappresentare l'intelligenza artificiale e come può cambiare il mondo dei trapianti e della chirurgia oncologica. Grazie professore. Grazie, grazie molte, grazie ad Alberico per l'invito e sono veramente molto, devo spostare più in qua, perfetto, perfetto, ottimo, e approfitto dello sdoganamento da parte del professor Lima di questa posizione fuori dal tavolo proprio per essere più pratico nella presentazione di oggi che vi farò in questo momento. Non vi nascondo il grande imbarazzo che ho a parlare dopo un consesso così alto in termini di riflessioni di tipo giuridico, filosofico, pratico e anche poi dopo la presentazione del professor Lima che ha toccato tutti gli ambiti dell'applicazione odierna della chirurgia. Quindi potrei quasi concludere il mio intervento dicendo ribadisco i concetti espressi dal professor Lima e vi saluto. In realtà cercherò di portarvi all'interno di quello che oggi è l'applicazione più pratica dell'intelligenza artificiale nell'ambito della chirurgia oncologica e anche della chirurgia dei trapianti. Ovviamente sono troppo lontano per avanzare le diapositive, chiedo al Berico la cortesia, grazie. Ovviamente alcune delle cose che dirò le avete già sentite, per cui solverò rapidamente. L'intelligenza artificiale è un campo di studio che oggi in ambito sanitario si articola su aspetti di diagnosi assistita, ausilio a migliorare gli strumenti diagnostici e la capacità di fare diagnosi precoce e precisa delle malattie, alla medicina personalizzata, cioè trovare chiavi di cura per il singolo paziente, non più la cura che va bene per tutti, ma la cura specifica per la singola persona, sempre più è la realtà di questo tipo di applicazioni. E poi la chirurgia robotica. Chirurgia robotica che ovviamente vede nell'intelligenza artificiale una sorta di strumento che aiuta nella guida dell'atto chirurgico. Il monitoraggio e la prevenzione sono altri aspetti che abbiamo già sentito come ultima parte dell'intervento del professor Lima, per cui non mi dilungo oltre, avanti. Mentre invece per la diagnosi e il trattamento, di nuovo vi ho appena parlato, la gestione delle cure è un altro dettaglio che l'intelligenza artificiale ha aiutato in questo periodo, in questi anni, a migliorare. Avanti. Nella diagnostica, l'analisi delle immagini mediche, il riconoscimento di modelli comportamento delle malattie e di modalità di presentazione delle stesse nelle singole persone, oltre a dare una spinta essenziale per lo sviluppo di sistemi di supporto decisionale. Questo sicuramente sono un ambito in cui l'intelligenza artificiale ha dato il meglio di sé negli ultimi anni. Avanti. Dal punto di vista della chirurgia, la chirurgia robot assistita, ma anche la pianificazione preoperatoria e lo sviluppo di strumenti di navigazione durante l'atto chirurgico sono ulteriori ambiti di intelligenza artificiale applicata. In termini di terapia e riabilitazione, lo sviluppo di nuovi farmaci, la possibilità di avere una sorta di avatar che rappresenta il singolo caso, singola persona che
a quel tipo di malattia sul quale testare invece che il malato direttamente, sul quale testare i nuovi farmaci, vederne gli effetti positivi ma anche e soprattutto gli effetti collaterali in modo da evitare questi rischi nel soggetto che è portatore della malattia. E poi gli ambiti di ricerca, l'analisi dei big data, i grandi volumi di dati che oggi abbiamo sempre più a disposizione grazie all'accumulo che le generazioni prima della nostra hanno fatto di questi dati, mettendoli lì, e oggi abbiamo la possibilità di analizzarli a scopi di miglioramento diagnostico e terapeutico, sviluppo di nuovi modelli di malattia, di nuovi farmaci e, non ultimo, come abbiamo imparato negli ultimi anni, il nuovo sviluppo di vaccini. Questo è l'ambito nel quale oggi si muove il chirurgo. Questa è la sala operatoria occupata in larga parte da questo macchinario. Avete visto i chirurghi che lavorano ad una console distanti dal malato. Attraverso questi manipolatori master riescono a muovere gli strumenti nell'addome del malato stesso e così portare avanti in maniera più precisa l'azione di questi strumenti laparoscopici che infilzano con una sorta di nuovo San Sebastiano il paziente a scopo però di tentarne una cura migliore. Completamente diverso dalla chirurgia di qualche anno fa, fino a qualche anno fa, quando il chirurgo era direttamente con le mani addosso al paziente. Oggi il chirurgo operatore è distante dal paziente stesso e la mediazione avviene attraverso lo strumento tecnologico guidato dall'intelligenza artificiale. Avanti. Ma l'intelligenza artificiale e questi strumenti nuovi sono in grado di portare atti operatori, atti di manipolazione veramente molto precisi. Qui vedete un chicco d'uva spellato di una parte della sua rivestimento esterno che piano piano viene ristrutturato, guidato dalla mano di un chirurgo che utilizza il robot chirurgico, che in realtà più che un vero robot è un telemanipolatore, è molto più simile all'esoscheletro di Iron Man che ha un vero e proprio attuatore autonomo di manovre chirurgiche, ma vedete come con grande precisione, con grande possibilità di portare degli atti veramente molto 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 raffinati, molto precisi e con una visione che è altamente definita e non è e nella realtà lo è ancora di più, perché la visione che questi strumenti offrono è una visione tridimensionale, non è una visione solo bidimensionale, e lo stupore è ancora maggiore quando ci rendiamo conto a scala naturale che tutto questo è fatto attraverso una singola incisione di 2,5 cm all'interno della quale quei 3 strumenti diagnostici in uno spazio piccolissimo riescono a portare a suturare quello che avete appena finito di vedere. Avanti. E ancora di maggiore precisione quest'altro esercizio che viene nella nostra scuola, diciamo, fatto fare ai giovani chirurghi che si avvicinano alla chirurgia, la costruzione di un piccolissimo origami, un cigno, secondo appunto, che però ha le dimensioni che vedete lì, in paragone al centesimo di dollaro, che più o meno è analogo alla nostra moneta da 5 centesimi, un pochino più piccola. Ancora, ultimo ma non ultimo, vedete anche la possibilità di fare delle legature mimando direttamente e replicando l'atto operatorio che si compirebbe a cielo aperto e a mano libera. Quindi, oltre ovviamente alla possibilità di avere quello che avete visto già prima, cioè la ricostruzione delle immagini delle malattie che poi diventano ricostruzioni tridimensionali e consentono di valutare attentamente i rapporti tra le varie strutture all'interno degli organi parenchimatosi e nel corpo umano più in generale, allo scopo appunto di essere maggiormente precisi. Ancora avanti.
Questo invece è già qualcosa che non è più una telemanipolazione. In questo caso si tratta veramente di atti robotici veri e propri. Sono azioni di sezione di strutture supposte essere malate rispetto al tessuto sano. La differenza, il robot la percepisce per la differente colorazione di queste strutture e che in maniera autonoma provvede a sollevare prima e a resecare dopo. Vedete che le manovre, per quanto abbastanza precise, in realtà ancora non sono così precise, per cui siamo ancora distanti dalla possibilità di avere atti chirurgici guidati direttamente dal robot. Ancora questo ancora è ancora più evidente quando si vede la possibilità dei robot di eseguire in autonomia atti ancora più complessi, che sono quelli di sutura delle strutture. Di nuovo, gli step con il quale il robot in autonomia compie la sutura sono abbastanza codificati e sono standardizzati, tuttavia ancora non è in grado di tenere conto delle strutture circostanti e quindi mantiene un livello di rischio per quanto riguarda la possibilità di commettere degli errori e dei danni sulle strutture circostanti. Avanti. Ovviamente tutti questi aspetti vanno a toccare gli ambiti di cui abbiamo sentito parlare così bene fino ad ora. Rispetto a questi ci sono sicuramente termini di etica e di privacy nell'utilizzo della intelligenza artificiale in sanità, avanti ancora, rispetto ai quali, senza entrare nei dettagli, avete già sentito molto, mi preme di sottolineare quelli legati alla responsabilità dell'atto. In questo caso, per esemplificare sull'attività chirurgica robotica che avete finito di vedere, per quanto rappresentata da una telemanipolazione, l'eventuale errore, l'eventuale danno che si possa procurare richiama una responsabilità condivisa, sicuramente dell'attore che guida la macchina, ma probabilmente anche del costruttore della macchina, di colui che l'ha progettata, di colui che ha costruito l'algoritmo che facilita e amplifica i movimenti, così come la visione. Quindi diventa una situazione di complessità giuridica che sempre di più impatta anche sul nostro lavoro quotidiano e sulla nostra propensione a fare il chirurgo. Questo ovviamente riguarda le nuove generazioni rispetto a queste problematiche. Mi fermo qui, c'è una qualche altra diapositiva, ma credo che sia stato sufficiente così. Grazie.